ancora adesso di fatto si tende a distinguere tra cultura alta e tra cultura bassa, si tende ancora a utilizzare delle categorie sorpassatissime, discutibilissime, come quelle di genio, come quelle di ispirazione. E il fatto che Luigi Pestalozza durante la sua vita, e questo libro ne è per così dire una summa e un sunto, abbia smontato queste categorie è qualcosa appunto di molto importante e di molto significativo, che ci consente di leggere tutti i fatti che hanno a che vedere con la cultura, quindi la musica, le arti visive, la letteratura eccetera, non solo, come qualcosa di fortemente come dire, compenetrato appunto tra questi vari elementi e fortemente lontano da queste antiche, purtroppo ancora perduranti, suddivisioni gerarchiche. Un altro degli aspetti fondamentali è appunto quello della compresenza di aspetti e di interessi diversi, al di là di ogni settorialismo e iperspecialismo parcellizzato che purtroppo affligge la nostra cultura. Appunto, ribadisco che venendo dall'università, una delle cose di cui io personalmente soffro di più è il fatto che ancora adesso perduri questa suddivisione nettissima tra discipline, per cui se io da storico dell'arte parlo in un testo anche dell'aspetto musicale, dell'aspetto sociale, alcuni tendono a leggere questo mio passaggio come una sorta di sconfinamento, quando invece la cultura è una interrelazione di fatti, perché ogni fatto artistico, estetico, comunque è un fatto sociale e addirittura antropologico, come viene da dire, quindi non possiamo perdere di vista questo aspetto. Alla luce di queste considerazioni iniziali, premesse metodologiche, mi hanno colpito particolarmente, ma del resto questo libro ribadisco ne è una traccia, una summa, alcuni passaggi, come quello dedicato in vari punti del libro a Gioachino Rossini, una figura di musicista che ancora adesso si tende a vedere secondo un cliché che falsifica totalmente la lettura di questo grandissimo compositore, che è una delle chiavi fondamentali, secondo me, nella storia della musica. E appunto Luigi Pestalozza ha avuto il merito di far uscire la figura di Rossini, benché ribadisco nella considerazione comune forse ancora perdurino questi stereotipi, dall'idea del gaudente, di questa musica leggera, di questa musica allegra o gaia. In realtà appunto la figura di Rossini è una figura fondamentale nell'analizzare i meccanismi della società dell'epoca e nel farli trasparire attraverso la sua musica, attraverso il suo teatro musicale, e questo prima di Luigi credo che nessuno l'avesse detto. Quindi riportare una figura come quella di Rossini in dimensioni che vanno al di là del fatto comunemente accettato è un altro dei modi attraverso cui cogliamo il carattere antagonistico della posizione culturale di Luigi Pestalozza, antagonistico nel senso di tentare sempre di smascherare tutto ciò che è un'incrostazione, tutto ciò che è legato ad una lettura pigra che noi abbiamo dei fenomeni culturali, no? Cercare sempre, ci dice Luigi con questo libro e con la sua attività, ciò che è meno scontato, ciò che è la vera realtà delle cose. Parola realtà la uso non a caso, e non a caso la rivista si chiama Musica Realtà, ribadisco appunto questa denominazione. E quindi anche la figura di Liszt, la figura di Cherubini, insomma di compositori che vanno al di là appunto nella sua interpretazione, o meglio nel suo disvelamento di una lettura precostituita. Per concludere, dato che non voglio annoiarvi con un sermone pseudo-accademico, e dato che io sono anche principalmente uno storico dell'arte, vorrei citare un aspetto che emerge fortemente in questo libro, cioè quello dei rapporti di Luigi Pestalozza con il mondo delle arti visive. Lui del resto ha insegnato storia della musica all'Accademia di Brera, ma anche al di là di questo fatto, molto importante nella sua biografia umana e culturale, e che comunque gli ha consentito appunto di entrare in contatto con molti artisti, questo suo rapporto con le arti visive rimonta assai addietro,
io cito spesso appunto il fatto che lui ventenne scrivesse su Azeta Arte d'Oggi, una rivista fondata da Mario Ballocco, che fu la prima rivista nell'Italia del dopoguerra che si occupava di arte aniconica, di arte astratta, ma includendo all'interno di una rivista di storia dell'arte anche di saggi sull'architettura, sulla musica nuova che firmava appunto Luigi Pestalozza, sulla scienza, sulla socialità. E questo aspetto appunto di contatto anche con sfere espressive diverse è molto importante, e nel libro ci sono racconti di bellissimi fatti, non so, il rapporto con Luigi Veronesi, il fatto che Luigi Pestalozza abbia contribuito in maniera determinante quando era a Brera a far venire a insegnare all'Accademia Luigi Veronesi, che insegnò appunto scienze del colore e cromatologia, fece venire Mario Ballocco, che appunto ebbe la medesima cattedra in alcuni anni precedenti, e quindi il fatto anche di portare all'interno dell'Accademia del mondo artistico una visione nuova, una visione mai scontata, sempre antagonistica, e ribadisco antagonistica in questo senso, non nel senso del mero essere contestatario, perché siamo proprio lontanissimi da questa interpretazione, è sempre qualcosa di costruttivo o, quando è distruttivo, per costruire qualcosa di nuovo e saggiamente alternativo. E quindi i rapporti che vi dicevo con Veronesi, per esempio, mi è piaciuto moltissimo il racconto di quando gli fu commissionato a Luigi Veronesi il manifesto per il 1973 come anno antifascista, oppure appunto il rapporto anche con Pinuccio Sciola, questo eccezionale scultore sardo, l'autore delle pietre sonore o sonanti, queste sculture straordinarie appunto che vengono intagliate in una maniera tale che accarezzandole si emette un suono, e Pinuccio Sciola dice sempre che fa scaturire dalla pietra il suono vero della terra, e tra l'altro Luigi parla di Sciola in rapporto a Franco Oppo, quindi questa dimensione culturale della Sardegna che appunto lui ha coltivato, Luigi dico, in maniera molto significativa. Ma non voglio, ribadisco, fare un qualcosa di eccessivamente episodico, vi dico ancora e concludo che anche quando Luigi si avventura in questo libro in notazioni più propriamente legate alla sfera storico-artistica, ne escono delle considerazioni molto forti, molto originali. Le due pagine dedicate all'analisi dello sposalizio della Vergine di Raffaello, dato che non è facilissimo trovarla, vi dico che a pagina 337, se volete andare a trovarlo, sono veramente molto significative, messe in parallelo con l'idea vivaldiana di Concerto Grosso, e quindi il rapporto tra i gruppi di personaggi che crea una dialettica simile a quella che nel Concerto Grosso vivaldiano si crea appunto tra il concertino appunto e il resto degli strumenti. Insomma, avete capito che questo volume è veramente, l'ha già detto Giacomo Manzoni, un caleidoscopio di idee. E sapete qual è l'ultima parola del libro, prima che partano gli allegati? È la parola eccetera. Come dire, se ne can début, direbbe il francese, non è che l'inizio, non è che una traccia, quindi vado avanti io, andate avanti voi, e quindi dico anch'io eccetera, e intanto grazie Luigi. Allora, io intanto ringrazio anche Paolo Bufani e tutti voi due, Manzoni e Calvi, ma poi qua sento il bisogno, credo che fosse utile di alcune vostre domande. Intanto, perché sennò sembra che io sia straordinariamente bravo, non lo sono. Io, uno degli articoli che mi ha portato più favore era quando nel dopoguerra, in epoca di consumismo e di mercantilismo di tutto, c'è stata l'offensiva discografica di Bach e di Mozart, e se tu non compravi tutto Bach e tutto Mozart in dischi ero un ignorante, uno che non conosceva il genio. Io ho fatto un articolo su Mozart in cui dicevo: ma cos'è questa storia che per capire, conoscere, capire Mozart bisogna ascoltare tutto Mozart? Se Mozart invece è stato figlio di un musicista, fosse stato figlio di un calzolaio, avrebbe studiato come fare le scarpe, bene, non sarebbe mai
scritto, non aveva mai scritto una nota, perché questo era il modo di crescere nelle famiglie, si imparava i maschi il mestiere del padre. Se poi fosse morto a 19 anni si sarebbe detto: ma che ragazzo talentoso musicalmente, ma certamente non un genio. Due categorie, il genio e l'arte separate e non analizzate criticamente, non senza coscienza critica, che toglievano la coscienza critica a cominciare da Bach e da Mozart. Ma questo non me ne faccio tanto, ma per dire che tempi erano, e per dire che se io ho contato qualche cosa, come quanti due amici sembra che sostengano, anzi sostengo, è perché ho avuto la fortuna di crescere prima in una famiglia antifascista, capirete perché lo dico. Mio padre è stato a Milano, uno dei fondatori del Partito d'Azione, e quindi processato, eccetera, 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 ridotti appunto alla povertà. E prima questo, e poi perché anche questo, fondamentalmente questo, mi ha portato subito, a seguito di come mi ero formato musicalmente, a ritrovarmi nella musica nuova italiana. Per cui l'amicizia con Giacomo, che ha ricordato quando lui era giovanissimo, ancora studente, io un pochettino più vecchio, mi porta fra l'altro a Giacomo Manzoni, che mi fa scoprire Varese, ti ricordi? Perché? Perché una delle cose connotanti la nuova musica italiana, in particolare anche lo stare, ma in contraddizione, come la conferenza del 56 di nono ad Amsterdam, l'ultimo nato, con 58, si chiedo scusa, di nono ad Amsterdam, testimonia molto bene, perché per noi porre la questione di una musica nuova, di un nuovo linguaggio, di una nuova comunicativa, voleva dire stare in organico rapporto col cambiamento fondamentale della storia, anche nazionale, che l'antifascismo fino al suo culmine nella Resistenza, e lo posso dire perché ci ho partecipato, era segnata dalla coscienza critica storica, che non era soltanto la cacciata dell'invasore e dei suoi servi, ma era il cambiamento della storia anche nazionale, comportava. Quindi noi ci siamo trovati, per esempio io sto guardando adesso Enrico Intra, ci conosciamo Enrico dal 60, dagli anni 60, quando tu emergi, sì. Più o meno. Anni 60, 63, 64. Cioè, appunto, degli anni 60, quando emerge a Milano il suo jazz italiano, posso dirlo così, cioè distinto, jazz ma distinto. Non americano. Appunto, distinto, non americano, e diventiamo amici. Perché questa volta è di straordinaria bravura? No, perché facevo parte della musica nuova, la quale per cosa altrettanto importante delle altre, per il cambiamento della storia nazionale, abbatte la divisione fra i generi. Voi non potete avere un'idea, che siete tutti più giovani, crescere musicalmente sotto la borghesia liberale, non quella democratica di Berchet, di Verdi, degli Scapigliati e su fino al grande Gobetti degli anni 20, cos'era questo gerarchismo fra la musica corta nel 1932, Mussolini, servo della borghesia liberale e del capitalismo, bravissimo, ha fatto lo statuto dell'EIAR, cioè della radio pubblica, in cui c'è la distinzione fra musica alta e musica leggera, dentro la quale c'era anche Kramer, c'era anche il jazz, che tu che esiste dire tuttora, eh? Sì, sì, è certo che si parla di musica leggera ancora, sì, sì. E il jazz non era proibito, ma non lo potevi frequentare per una ragione tipicamente fascistica, ma oggi ancora presente, cioè perché
se tu cammini come ci facevano camminare da bambini obbligati, potevamo essere moschettieri, pam, pam, un, due, un, due, invece il jazz è ricco, è un, due, è aritmico, e allora non era l'ordine, non era l'ordine. Sotto il fascismo, quando eravamo costretti a firmare i nostri temi, il Duce ha sempre ragione, tutti i miei in terza elementare, il tema sotto devi mettere il Duce ha sempre ragione, perché sennò erano pandemoni, lasciamo perdere. Ma poi le altre cose, questa è una cosa molto importante, che noi riconoscevamo che nel secolo XX, così come il fascismo, la ragione per cui nel 22 Mussolini era stato chiamato perché nel 18, 17, 18 in Russia, rivoluzione bolscevica, ovvero fine della storia gerarchica del mondo, perché dentro questa rivoluzione c'è anche l'affermazione che la storia di tutto il mondo è fatta da tutti i popoli del mondo, è cosa che riguarda tutti i popoli del mondo. Così ci siamo interessati, come il giovane Manzoni di Varese, che sta, ci arrivavo, e di Ives, un altro che mi ha dato una mia grande passione, ma con Cowell, con Copland, scusate, che fa caldo. Ma per esempio della musica cubana, allora noi ci ha interessato tutti, antropologico culturalmente, tenuto anche conto che Gramsci è il primo antropologo culturale marxista che c'è sulla terra, e quindi di come stanno, vivono, pensano e hanno una loro identità culturale i popoli. Vabbè. Così, per esempio, Gigi Nono si è particolarmente orientato verso l'America Latina e Latina, e io invece verso l'Africa, e l'Africa delle rivoluzioni anticoloniali, dove cercavano di riappropriarsi di una loro identità. Mi interessava quale identità. Quindi io ero giù per ragioni culturali, anche musicali, politiche, storiche fondamentalmente, e siccome è stato citato l'incontro con Gheddafi, io sono andato nel 69 in settembre, è stato un mese, e ho avuto occasione di incontrarlo per 2 ore, e la cosa che mi ha particolarmente interessato, se vi interessano, penso che vi possa interessare, musicalmente per me è fondamentale, e mi ha detto, siccome già cominciava subito la sua rapporto che ha subito istituito con l'Unione Sovietica e altri paesi socialisti, compreso Cuba, che lui era al servizio dell'Unione Sovietica, allora gli ha detto, ma quali sono i tuoi rapporti? Perché andava subito da tu. Dice, no, io non sono comunista, però io ho, e lui era un assediano, no? Però io so benissimo che con la rivoluzione russa è cambiata la storia del mondo, e oggi il mondo è scandito fra paesi coloniali e paesi anticoloniali. Io sto da quella parte della storia e quindi ho rapporti con l'Unione Sovietica e con Cuba, ma non perché sia comunista, lui era musulmano, naturalmente laico come Nasser. Questo mi ha molto servito, come a Gigi Nono sono servite tante cose nei paesi latinoamericani, per quelli sul versante dei movimenti anti di emancipazione autonoma, perché mi ha fatto capire che, come abbiamo fatto, perché uno che comincia a fare il compositore direttamente dalla dodecafonia, non sbaglio, mi pare, però frequentava la Degère, frequentava, insomma, perché volevamo sapere cosa succedeva di musicale, vero, non come ce lo dicono come ancora lo dicono in Occidente, in regime di guerra fredda, e oggi in regime che inutile che definiamo, ma che capiamo. Sì, su un giornale di Milano, importantissimo, è uscito recentemente
che è la prima sinfonia di Shostakovich, composta a 19 anni, eseguita a Leningrado nel 1926, ha avuto un grande successo, ma purtroppo Lenin è andato alla seconda e l'ha proibita perché era antipopolare. Lenin è morto nel 24 e quindi io ho scritto una lettera al Corriere dicendo c'è stato un lapsus, non può essere successo, anche perché io ho scritto un libro sulla musica sovietica e dico la prima sinfonia l'avrò ascoltata almeno 11 volte, dal 53 all'89, io andavo per ragioni musicali dell'Unione Sovietica. Però a meno che non si voglia fare di lei un Gesù Cristo che risorge per 3 giorni e lui non per le ragioni di Cristo ma per mettere all'indice Shostakovich. Ma questo mi pare un po' strano, non mi hanno pubblicato la lettera. Grazie. No, dicevo questo perché è molto interessante, molto importante nella loro lingua musicale è sempre presente l'emancipazione dall'ordine precostituito. Sbaglio? Vediamo la nostra pelle anche. Ma certo che lo vedi sulla tua pelle anche tu. Ma però io dico questo perché dietro c'è la società, la storia della società, ma quindi anche il grande sociologo musicale statunitense di cui ho pubblicato un libro fondamentale, Andrea Collana, Le Sfere, che dice la musica sta nella storia ma la storia sta nella musica, cioè i rapporti, non ho mai sopportato le categorie dell'arte crociana e del genio perché tolgono i rapporti e le cose, tutto è di rapporto, non ho mai dimenticato, è stato uno dei miei formatori, Lucrezio, che in tutto il suo terreno natura non fa che insistere su come tutto è in rapporto, per cui addirittura una cosa che riguarda la musica e il suono su cui noi ci concentravamo centralmente, non sulle note, sull'emancipazione del suono dalla nota, quando si dice il suono è una cosa materiale, perché quando esce dalla bocca una parola, arriva dentro nell'orecchio e mette in azione la materia dell'udito. Posso chiudere, Luigi, anche se svedi troppo e poi nessuno legge la tua Bibbia. No, io volevo, dov'è la Crespi? Ritengo che questo incontro, Anna, sia molto importante perché questo è considerato il luogo della tradizione, gli amici della Scala hanno svolto e svolgono un ruolo di, come dire, di tutela di un patrimonio importante come quello della Scala e quindi il fatto che abbiamo parlato oggi di musica nuova, di innovazione, lo ritengo molto importante perché voglio ricordare a tutti noi che questa città è la capitale della musica italiana. Non lo dico per far torto a nessuno, ma grazie alla presenza di compositori importanti, a partire da chi mi sta a fianco, di studiosi come Luigi Pestalozza, di una figura che è scomparsa da poco, che ha avuto un ruolo importantissimo non solo nella riforma della conduzione musicale, qual è stato Claudio Abbado, ma anche il rapporto che Claudio Abbado ha avuto con i compositori contemporanei. Questa è stata la città che ha lanciato musica nel nostro tempo, che ci ha formati, almeno quelli della mia generazione, alla fine degli anni, a metà degli anni 70, dovuta a una figura vicina, cognata di Luigi, che e la compianta Luciana Pestalozza, qui c'è Cecilia Balestra che spero erediti il timone, l'ha già ereditato con la stessa caparbietà e con la stessa determinazione, grazie al festival che mi danno musica ogni anno, ci regala dei ritratti importanti. Purtroppo forse un appunto mi sento di farlo all'istituzione principale, cioè alla Scala, perché ha il rapporto con i compositori contemporanei non è frequente,
Teneche di Fabio Vacchi, che abbiamo visto alla fine del 2007, una commissione del precedente sovrintendente di Carlo Fontana, e gli Sner ci lascia con una sola commissione, per fortuna, a Battistelli per Expo, che è, come sapete, CO2. Però questo non, come dire, non è coerente con lo spirito della nostra città, che lo voglio ricordare perché l'ha ricordato il nostro Luigi. Questa è la città da sempre dell'innovazione, è la città della cultura politecnica, e la curiosità di Luigi Pestalozza, la sua vicinanza alle altre arti, come ci ha ricordato Paolo, fa parte del DNA più profondo, più genuino, più puro di questa città. È una città che è sempre stata al passo del proprio tempo. Forse Roma non lo è stata perché è schiava, purtroppo, della sua stratificazione storica così prepotentemente presente. E allora qui sono accadute le cose importanti anche a livello musicale. E non ricordiamo, cioè non dimentichiamo cosa ha rappresentato Paolo Grassi alla Scala, quando i concerti anche di musica contemporanea uscivano dal Piermarini. Non dimentichiamo i concerti nelle fabbriche, non dimentichiamo il Teatro del Popolo all'Umanitaria, bombardato, ma che nel 1900, quando è nato, con 5.000 posti, faceva attività di formazione alla musica di tutti i tipi, non solo la musica operistica, che è quello che ci rende celebri nel mondo. Forse Milano deve ritornare ad avere uno scatto di orgoglio e ricordarsi che è la città che ha sempre dato all'Italia una visione di insieme, appunto quella cultura politecnica che mette insieme il pensiero, la tecnologia, il cuore, la passione, la militanza, il rigore, tutte categorie che sì, come dire, abbiamo trovato ben espresse nei discorsi che abbiamo sentito oggi. Io voglio chiudere con una frase di Luigi da un'intervista del 2010, perché mi piaceva quel discorso del, come dire, che la cultura rende liberi al pensiero. Tu non hai ricordato un altro aneddoto, che a un certo punto nella scuola elementare la maestra dice: oggi parliamo del Mare Nostrum, del mare Mediterraneo, e lui chiede: ma i mari sono tanti, perché dobbiamo solo studiare il mare Mediterraneo? Intervento di supporto all'appropriazione privata delle attività culturali nella totale assenza di un progetto, perché la cultura, se autonoma, ti educa all'autonomia del pensare. Come ci ha insegnato Marx, ma prima di lui il vero Gesù Cristo, quello non falsato dal Concilio di Nicea, occorre mettere al centro l'uomo, facendone il perno dell'azione e della trasformazione. È evidente come non si possa riuscire in questo in assenza di autonomia della cultura. Non a caso le classi dominanti hanno sempre mirato a questo: negare autonomia alla cultura attraverso una politica dell'accesso al sapere come accesso alla formazione tecnica, non umanistica, e quindi non in grado di cogliere e analizzare le contraddizioni che dividono gli uomini. Credo che questa è forse la lezione più alta che tu ci regali e ci lasci in eredità. Sono documenti, no, sono metà del libro, sono documenti. Credo queste siano delle testimonianze importanti, perché troverete per esempio i documenti delle iniziative della Festa della Scala negli anni 40, primi 50, polemiche, duramente polemiche, con la gestione della Scala, sulle questioni di gestione della Scala, per esempio. Grazie.
Ah, sì, certo. E poi dopo c'è la...